Prima giornata del sesto congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica alla Commissione dell'Unione Africana a Addis Abeba. Abbiamo iniziato con gli interventi della commissaria per la ricerca Sara Agbor, che ha facilitato e ospitato questo incontro importante e per la prima volta in Africa qui all'Unione Africana, e la segretaria dell'associazione Luca Coscioni, Filomena Galli. Hanno poi parlato via video la vice ministra italiana degli esteri Del Re, introdotta dall'ambasciatore, ha parlato la direttrice per i programmi regionali Angela Melo dell'UNESCO, Miquel Mancisidor, professore spagnolo, intervenuto da Ginevra, ha poi parlato il premio Nobel Richard Roberts, il quale ha fatto una serie di esempi di come la scienza all'inizio non è mai stata presa in considerazione dalla politica e poi invece la politica ha dovuto fare i conti con le evidenze scientifiche.